Benvenuti al nuovo appuntamento con Cronache Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, di educazione, ma anche di alimentazione ed infine andremo a conoscere un'amica a quattro zampe che cerca una famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici animali, come sempre in compagnia del dottor Martini, oggi per parlare del colpo di calore. Cos'è il colpo di calore? Allora, il colpo di calore è una forma di problematica che abbraccia vari sintomi e coinvolge vari apparati, in particolare quello respiratorio e quello cardiocircolatorio. È dato ovviamente dalle alte temperature e ci sono delle razze che sono particolarmente soggette al colpo di calore, sono le razze brachiocefale, cioè le razze che hanno il muso schiacciato. Perché? Perché i cani in particolare, è una patologia che coinvolge principalmente i cani, rarissimamente gli altri animali, e i cani espellono il calore con la respirazione, non sudano, salvo i cuscinetti plantari e producono sudore, ma se no non sudano, quindi l'unico modo che hanno per dispendere calore è aumentare la respirazione. I brachiocefali, questo meccanismo è completamente alterato ed è inefficiente per la conformazione del muso che hanno, e quindi i brachiocefali sono particolarmente soggetti. Quando prestare attenzione? Allora, ovviamente bisogna fare attenzione al caldo. Bisogna evitare nei mesi caldi di portare fuori i cani nelle ore più calde, avere sempre con sé qualcosa che può creare ombra e dell'acqua fresca. E poi bisogna stare attenti ai sintomi. I primi sintomi del colpo di calore sono l'aumento notevole della frequenza respiratoria, che diventa anche un respiro rumoroso, la lingua tende ad arricciarsi, gli animali non riescono neanche a muoversi per quanto sono impegnati a respirare. E poi i sintomi possono progredire fino al collasso, fino al coma, eccetera. E quindi bisogna evitare le ore calde, e se si vedono questi sintomi, questi primi sintomi, bisogna subito trovare un posto fresco, riparato, all'ombra, bagnare l'animale con acqua fresca e aspettare che questa frequenza respiratoria diminuisca. Ovviamente nel cane anziano bisogna prestare più attenzione. I cani anziani sono più predisposti proprio perché l'efficienza respiratoria è alterata. Sia per problemi che possono essere polmonari, ma anche problemi più alti. Il palato molle stesso nei cani anziani tende a diventare più lasso, quindi a sporgere nella cavità orale, e questo comunque preclude e peggiora l'efficienza respiratoria, quindi sicuramente gli animali anziani sono più predisposti. Però, ripeto, nei brachiocefali anche i giovani possono essere colpiti in maniera grave da questa problematica. Come comportarsi? Le prime cose, come dicevo prima, trovare riparo fresco, bagnare il cane, raffreddarlo, in particolar modo bagnare con acqua fresca, se abbiamo del ghiaccio ancora meglio, la nuca, vicino alle orecchie, che sono zone dove passano molti vasi e quindi questo serve a raffreddarli, e bagnarli con anche le estremità degli arti, ovviamente non buttare secchiate d'acqua, perché a volte si sente dire questo, no, il cane non va affogato, perché ovviamente già ha difficoltà respiratoria, se io butto acqua dentro la bocca o vicino alle vie aeree peggioro la situazione. Quindi acqua fresca, in pacchi di acqua, e poi se la situazione è molto grave portarlo dal veterinario. Bentornati all'appuntamento con la salute dei nostri amici a quattro zampe. Oggi parleremo con la dottoressa Caporali di reazioni avverse al cibo, quindi intolleranza e allergie alimentari. Ecco, come si riconosce una reazione avversa al cibo e quali sono i sintomi? Allora, una reazione avversa al cibo può avere sia una componente gastroenterica, e quindi l'animale avrà sintomi quali diarrea, vomito, flautolenza, e può essere associata anche a problemi dermatologici e quindi manifestarsi col prurito. Perciò il cane che ha prurito si può grattare, mordicchiare, leccare. Non per forza una manifestazione dermatologica associata a una reazione avversa al cibo,
Può essere associata a segni gastroenterici, quindi è una malattia abbastanza insidiosa da escludere, da diagnosticare. Come si diagnostica una reazione avversa al cibo? Come si diagnostica? Si diagnostica facendo una dieta ipoallergenica al cane. La dieta ipoallergenica è una dieta particolare che prevede una fonte di proteine, una fonte di carboidrati nuova che l'animale non ha mai assunto precedentemente. Ci sono in commercio vari cibi dedicati che portano proprio la dicitura di ipoallergenici, oppure si può anche fare una dieta casalinga, ovviamente anche lì avendo cura di scegliere appunto materie prime che l'animale non abbia mai assunto. In genere la dieta si fa per un periodo minimo di 2 mesi e in quel frangente di tempo, se la sintomatologia regredisce, possiamo ipotizzare che l'animale avesse una reazione avversa al cibo. Però per essere sicuri di questo dobbiamo reintrodurre la vecchia dieta e dimostrare che nell'animale ricompare la sintomatologia dermatologica o gastroenterica o entrambe. Allora in quel caso siamo quasi sicuri al 100% che effettivamente sia trattato di una reazione avversa al cibo. Cosa si intende per cibo ipoallergenico? Allora, il cibo ipoallergenico, appunto come accennato, è questo cibo diverso da quello che ha assunto l'animale precedentemente. Si può ricorrere sia alla dieta commerciale, quindi con cibi dedicati, ci sono in commercio sia dei monoproteici, quindi lì possiamo scegliere la fonte proteica nuova di cui abbiamo accennato prima. Ci sono dei cibi ipoallergenici che sono degli idrolisati proteici, quindi le proteine animali sono scomposte in delle frazioni molto piccole dove si presuppone che non ci sia una sensibilizzazione del sistema immunitario nel momento in cui vengono introdotti con l'alimentazione, oppure la dieta casalinga. Queste sono, diciamo, le alternative ad oggi a disposizione per un proprietario che volesse fare una dieta ipoallergenica. Esistono dei test sul sangue che consentono di diagnosticare una reazione avversa al cibo? Allora esistono, però non hanno ad oggi nessuna validità scientifica, quindi il mio consiglio è quello di non spendere soldi nell'effettuare questi tipi di test, ma ricorrere sempre ad una dieta privativa, quindi a un cambio di dieta specifico, e valutare poi eventualmente con la reintroduzione della vecchia dieta, una volta che il cane sia migliorato, che si tratti effettivamente di una reazione avversa al cibo, e quindi non utilizzare, sconsiglio l'utilizzo di questi test sierologici. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati
Bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti. Oggi parliamo di come approcciarsi ad un cane che non è nostro. Ecco, quali sono le prime regole da seguire? Ok, allora la prima cosa su cui dobbiamo stare attenti è le distanze di rispetto. Il cane ha 3 distanze di rispetto. La distanza più lunga di tutti, che può arrivare a centinaia di metri, è la distanza di attenzione, in cui il cane sa che tu sei lì, però non rappresenti una minaccia per lui perché sei troppo lontano. Dopodiché, man mano che uno ci si avvicina, si entra nella distanza chiamata di fuga. Nel senso, se il cane reputa che tu sei una minaccia, ma questo è il cane come altri animali, scappa. Dopo c'è la distanza critica, ovvero quella distanza che tu sei quasi in contatto con l'animale, il cane non ha più vie di fuga, e allora si può innescare l'istinto di lotta o fuggi. Ci sono ovviamente dei segnali che lancia il cane. Esattamente. Ci sono dei segnali, che si chiamano segnali calmanti, da studiati un norvegese. E sono tantissimi, sono molteplici. Se noi guardiamo Carol adesso, che è lì distante, come vediamo sta annusando tanto. Sta cercando un'interazione con noi, in questa fase qui. Noi a che distanza ci troviamo adesso per lei? Noi adesso ci troviamo in una distanza che naturalmente su cane libero sarebbe una distanza di fuga. Va bene, lei ci sta dicendo: ok, guarda, io sono pronta, vieni a prendermi. Però fino ad ora, a inizio, annusava tanto in terra, quello è uno dei segnali calmanti. Questo qui, le orecchie indietro, sposta la testa, è un altro segnale calmante. Sta dicendo: guarda, io non ho nessuna intenzione nociva nei tuoi confronti. Quindi possiamo approcciare a lei, possiamo avvicinarsi. Avvicinandosi, il cane ci mostra cosa ha fatto, ha leccato, le ha leccate le labbra, è un altro segnale calmante. Sta dicendo: guarda, non c'è problema. Il miglior modo per approcciarsi a un cane così è disegnare dei cerchi. Quindi, sta anche scodinzolando? Sì, la cagna è socievole, non ha bisogno di fare tutto questo. Ok. Vedi, adesso cosa ci ha fatto? Ci ha mostrato il fianco, ha mostrato che ci segue. Questo è il segnale che ti fa dire: ok, posso andare lì, prenderla, slegarla, portarmela via. Questo vale per qualsiasi cane, anche se fosse stato un cane che mi stava ringhiando fino a poco prima. Quando inizia a darmi questo segnale, ok, posso avvicinarmi. Posso avvicinarmi fino a entrare a questa. Questa è una distanza critica per il cane. E dopo entri in contatto. Come si entra però in contatto con un cane? Come ci si avvicina poi? Allora, ci si avvicina, non bisogna mettere pressione sul cane. Quindi, se vedete, per lei già ho messo pressione, è andata sul terra. Quindi la distanza più congeniale per lei è questa, adesso, attualmente, perché qui si sente più sicura. Quindi con lei non bisogna essere troppo invadenti, bisogna aspettare che il cane ci venga a cercare. Questo ora è un esempio lavorato sul cane legato, da solo. Il cane guinzaglio è diverso, l'approccio deve essere il meno diretto possibile, bisogna sempre andare a portare il fianco al cane in modo da da mandare noi un segnale calmante, quello che ci ha mandato lei, ruotando e affiancandoci. Mandiamo questo e lasciamo che il cane ci annusi, non dobbiamo per forza andare a... Vedete che è una pressione per il cane, il cane ci ha spostato la testa, ci ha mandato un altro segnale calmante. Capito? Se io vado a fare questo, io vado a invadere un organo di senso e non penso che nessuno piaccia che uno ci metta la mano qui. Quindi il consiglio è quello di avvicinarsi sempre lentamente e lasciare il cane. Che il cane entra nella nostra area di rispetto in modo rispettoso. Vedete, lei salta, prende e salta addosso. Ora mi conosce, sa che lo può fare, però questo non è un modo rispettoso. Se mi salta addosso a un bambino, un cane così, me lo stende ed è un problema. Anche se non è aggressiva, non è cattiva, però lo stende. E il bambino si può far male perché comunque sia, io prendo, cado, boom. I consigli invece per un bambino, insomma, che si approccia le prime volte, un cane ovviamente non suo. Dipende da quanto è piccolo. Un bambino tanto, tanto, tanto piccolo va aiutato nell'approccio. Non va posto sopra il cane, va fatto sempre annusare. Il cane deve
attraverso l'olfatto conosce, attraverso l'olfatto sa che tu sei tu e sono io. Si dice che i cani abbandonati lo riconoscano il padrone non visivamente, ma sentendo l'odore. Finché lo vedono, appena sentono l'odore capiscono. E quindi sì, porge il bambino, non lo si fa essere invasivo nei confronti del cane, ci si abbassa possibilmente, va bene, di modo che il cane abbia modo di fare un'analisi del bambino e scegliere magari anche di prendere, girarsene e andarsene, perché non è detto. E in quel caso noi dobbiamo rispettare la scelta del cane, perché il cane vuol dire che non è predisposto a un'interazione. Se invece il cane si avvicina, il segnale per capire che il cane vuole il contatto è che il cane si sdruscia, è lui il primo a cercarlo. Non tanto ti salta addosso è invasivo. Se si sdruscia, ok, allora voglio essere accarezzato, ho piacere nel farmi accarezzare. Il bambino deve sempre arrivare al cane, senza correre, perché tanto è il vizio più grande che hanno. Poi tanti sono bravi e si fermano a 3 metri. Però a 3 metri dove siamo arrivati? Abbiamo oltrepassato la distanza di fuga, stiamo entrando nella distanza critica. E se ti fermi a mezzo metro, può darsi che sia un problema. Perché soprattutto se arrivi di corsa, sparato, il cane ti può vedere come una minaccia. Bentornati, oggi parliamo di guinzagli e collari. Ecco, quali sono le principali tipologie e quali sono le differenze? Allora, nel mondo dei guinzagli e dei proprietari ci sono diverse differenze. I guinzagli particolari per addestramento, chi usa il cane anche per andare poi a fare attività cinofile, e i guinzagli invece più per passeggiate e cani proprietari che insomma semplici e fatti. Quali sono quelli d'addestramento? Allora, quelli d'addestramento vanno sempre rigorosamente in pelle, molto spesso pelle di bufala originale, longhine più lunghi, si chiamano proprio longhine apposta perché sono lunghe e hanno la possibilità di viaggiare con il cane a distanza più per il cane che corre, per il cane che deve ha un raggio di stare sempre lontano e praticamente lì si deve usare prodotti un po' più specifici come i collari, questi da a strozzo, collari particolari perché il cane sempre ci dà retta, quello che facciamo, e ecco, è una tipologia particolare che chissà sa, ecco, diciamo, poi dopo si va nel semplice e i guinzagli diciamo da passeggio o particolari con gli anelli per chi comunque ha un cane esigente e deve sempre stare non sul semplice, ecco, sul prodotto. Ecco, questi ad anello come funzionano? Questi ad anello, diciamo, per regolare la distanza sempre del cane e tu come vuoi tenerlo, praticamente se vicino o lontano, o vuoi tenere il cane leghi con un anello in più dal moschettone e lo vuoi tenere a più distanza, se in base a se ci sono cani presenti, che il cane magari è nervoso, allora devi tenerlo più vicino, se il cane non ha problemi dentro il recinto, ecco, varie tipologie e utilizzo dei guinzagli. E poi ci sono quelli dedicati alle discipline sportive e alle attività? Certo. Quali sono? Dici le pettorine? Sì. Le pettorine, sempre anche le pettorine si differenziano perché hanno varie tipologie, pettorine per cani che tirano di più, pettorine particolari per tenere vicino l'animale, le varie tipologie d'addestramento, queste della Julius d'addestramento che sono quelle che con la maniglia, che ecco, particolari e qui. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo.
L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati, oggi siamo in compagnia di Giampiero Boccioli per parlare dello standard di razza. Ecco, innanzitutto cosa è? Allora, lo standard di razza è la descrizione più o meno precisa delle caratteristiche fisiche e comportamentali di una razza specifica, che può essere cane, può essere gatto, può essere cavallo. Di qualsiasi animale vi è uno standard, di solito detenuto per ogni razza dalla nazione da cui la razza proviene. È molto importante perché serve per gli allevatori per seguire le linee guida, per avere poi la razza nel migliore modo fisico e caratteriale soprattutto. Ecco, come si valuta? Lo standard si valuta innanzitutto, ci sono delle linee guida, come dicevo innanzitutto, e poi si valuta guardando il cane, scegliendo i soggetti più adatti da accoppiare perché uno possa migliorare i suoi soggetti, che ovviamente nessun soggetto è estremamente perfetto. Ogni soggetto ha una piccola differenza, difetto, che può essere migliorato appunto facendo selezione e seguendo le linee guida dello standard. Selezione che poi insomma va a beneficio anche della salute del cane. Va molto a beneficio della salute del cane, perché andrebbero accoppiati soprattutto animali in salute, ovvero per ogni razza ci sono anche lì delle linee guida per delle patologie genetiche di razza da testare. Se parliamo ad esempio di carlini e bulldog, si parla di ecocuore, oculopatie, patella, colonna vertebrale. E ovviamente cose che si possono notare anche senza questi test sono la BAOS, o come viene anche facilmente chiamato, il palato molle. Ecco, questo poi ovviamente è necessario in campo delle esposizioni. In campo delle esposizioni sì, è molto importante, perché si tratta di, come forse già avevamo detto in altre puntate, di verifiche cinotecniche, e quindi il giudice esperto della razza deve giudicare sì lo standard delle caratteristiche fisiche, ma deve anche giudicare la salute del cane, perché in questo standard viene anche considerato il movimento, l'andatura, il colore del pelo, la tessitura del pelo, la respirazione e via dicendo, tutte le caratteristiche specifiche della razza. Quindi insomma sono standard che vanno ben oltre la bellezza del cane. Sì, si guarda molto la bellezza del cane, ma va molto guardata anche la salute del cane, anzi direi che va in primis guardata la salute del cane. E una tutela anche per chi dovesse decidere di comprare. Esatto, perché acquistare oggigiorno, ci sono molte cucciolate casalinghe che spesso vengono fatte con il cane del vicino, o con il cane che si trova su internet. Invece una selezione più specifica e più mirata guarda molto anche la selezione dei soggetti che nasceranno. Bentornati all'appuntamento con le adozioni, siamo come sempre al canile comunale di Arezzo gestito dall'ENPA, oggi per conoscere Chico, chi è? Allora, Chico è un cane ormai anzianotto, ha circa una decina d'anni, è un meticcio seguso, tripode, non ha una zampa perché è stato trovato investito e l'abbiamo dovuto amputare. Da quanto tempo è qui con voi? E ormai saranno 7-8 anni che è qui.
Ecco, e a chi è adatto, insomma, che tipo di famiglia, quali sono le sue esigenze? Allora, lui è adatto a tutti i tipi di famiglia, va d'accordo anche con gli altri cani, sia maschi sia femmine, e ha bisogno semmai di un giardino, anche perché anche se non ha una zampa è un cane molto vitale. Ora che inizia a essere un po' più anzianotto si è un po' calmato, ma comunque rimane un cane molto vitale. Ecco, non ha infatti alcun problema di mobilità? No, assolutamente, anzi riesce anche a stare su due zampe, quindi non ha nessun tipo di problema. Adatto anche a delle famiglie con dei bambini? Sì, assolutamente, anche perché è un cane molto affettuoso, adora il contatto con le persone, adora le carezze, le coccole, quindi non ci sono problemi. Chiunque fosse interessato può come sempre rivolgersi a voi? Sì, può venire qui in canile e conoscerlo. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre va alla prossima puntata. Meow.